È stato arrestato in flagrante un incensurato teramano residente a Campli con un quantitativo molto elevato di droghe. Beh sì, era quasi un chilo e mezzo di eroina, più mezzo chilo di marijuana, per cui sì, è stata una bella operazione posta in essere dalla squadra mobile, che è riuscita a sottrarre al mercato questo ingente quantitativo. E quindi possiamo dire, io mi ritengo molto soddisfatto di questa cosa, insomma, questa attività di prevenzione che si è fusa con quella di repressione ha fatto sì che probabilmente dal mercato adesso un chilo e mezzo di eroina in meno è sicuramente una cosa positiva. Insomma. Preoccupa proprio questo, cioè la presenza di una domanda molto elevata? Sì, ci dovremmo interrogare un po' su questo, ci sono anche altri settori della società che sono preposti a fare questa cosa, ma noi ce lo facciamo questa domanda, questo interrogativo ce lo poniamo. Però, così come ce lo poniamo, siamo riusciti in questo momento a far sì che il mercato appunto sia un po' sgombro di un chilo e mezzo di sostanza, quindi probabilmente qualche famiglia potrà stare un po' più tranquilla. Abbiamo tolto un chilo e mezzo di morte dal mercato, insomma. È stata un'operazione che ha permesso di cogliere il soggetto in flagrante. Sì, in buona sostanza noi siamo andati a casa di un soggetto evidentemente attenzionato da noi e quindi diciamo che la nostra attenzione era giusta, non era sbagliata, ce l'avevamo visto bene, ecco, insomma. E quindi sono stati molto bravi i ragazzi, ecco, insomma, come ho detto anche prima, sono fiero di lavorare con una squadra di investigatori molto preparata, molto accorta, molto attenta, e quindi diciamo hanno colto un buon punto sul loro lavoro e quindi hanno reso un servizio sicuramente positivo per la collettività.